La festa dell'Immacolata sono le tradizioni, le nostre tradizioni. Vicino a me ho uno storico di quella che è la festa dell'Immacolata. Quanti anni sono che portate il carro? 61 anni, solo 61 anni. Sono 61 anni. Sono stato in America, venivo dall'America per portare l'Immacolata. Sono pochi anni che insomma porto il carro, però è una tradizione di famiglia. Ormai sono 15 anni che porto il carro dell'Immacolata, ormai erano 5 anni dal 2017, dall'evento in cui mi vide da portatore. Diciamo, subire un grave incidente mi ha tenuto poi lontano diversi anni dal portare il carro dell'Immacolata. Fortunatamente dopo 3 anni siamo ritornati un'altra volta tutti quanti insieme. Oggi abbiamo il cuore in festa perché, non so, oggi mi sento un'adrenalina addosso che non puoi immaginare, carissimo Giuseppe. Mio padre è stato l'ultimo a portare il campanello, si chiamava Balzano Ciro Circo Scarpato. La storia di dove sei. Poi sono io una storia, poi ci sono i miei fratelli, i miei nipoti, c'è tutta la famiglia sotto il carro dell'Immacolata. C'è un po' nipoti, pronipoti. L'Immacolata è una cosa che ti esce dal cuore. Quest'anno è una ricorrenza particolare, si celebra il 160° anno dall'uscita del primo carro dell'Immacolata, una festività che racchiude un po' tutta quella che è il sentimento popolare della città di Torre del Greco. Ecco, mantenere le tradizioni, la vera festa, ritorna dopo 2 anni che praticamente siamo stati bloccati per le vicende che noi conosciamo. E per me ritornare alla processione dell'Immacolata è un motivo di gioia. Perché dopo 3 anni, dopo tante atrocità, dopo tanto dolore, tante tragedie, finalmente vivremo un giorno tutta per Torre del Greco, perché l'Immacolata è il nostro punto di riferimento di ogni torrese. È una cosa immensa. È una festa importantissima, ti porti nel cuore sin da bambino, insomma, dai primi anni di vita che il papà ti porta a vedere l'Immacolata, ti porta a vedere la chiesa, insomma, è una festa di grande tradizione per noi torresi. Non c'è un giorno in cui non rivolgiamo le nostre preghiere per incominciare la giornata e per chiudere la giornata all'Immacolata Concezione a San Vincenzo Romano. Torre del Greco è una città bellissima, questa è un'occasione che ci concilia con tutta la popolazione. È difficile spiegarlo in due parole, vorrei, ma è molto difficile spiegarlo. L'Immacolata unisce tutti i torresi di qualsiasi aceto, guarda. Io personalmente poco, perché facendo il marittimo, insomma, incarno il torrese in tutte le sue sfaccettature. È il bello che poi tutti i torresi, in quell'attimo, alziamo la testa e guardiamo lei. L'auspicio a tutti i torresi nel mondo, sicuramente che grazie alle immagini di Vesuvio Live potranno sicuramente ammirare la diretta della processione. Fortunatamente abbiamo un emittente che smetterà e quindi un grazie particolare va a voi. Giuseppe, tu sei stato il primo a lanciare le dirette online dell'Immacolata. Hai messo in condizioni a quei torresi che vivono fuori torre, di vedere l'Immacolata Concezione per le strade della città di Torre del Greco attraverso un web, attraverso un telefonino, attraverso un televisore. Grazie a te è nata questa iniziativa, la sta portando avanti veramente, pure perché ringrazio anche te che stasera stai qui con noi. Cosa dire? Io mi auguro che magari in futuro quante più persone possibile possano ritornare a Torre, quantomeno per questo giorno che è un giorno importante per tutta la città di Torre del Greco. Quelli entroceano ed oltreoceano, siete tutti qui a Torre del Greco con noi. Ritorneranno tanti nostri concittadini che stanno non fuori torre, quelli che stanno all'estero, quelli che sono imbarcati, i quali seguiranno con animo trepidante, con il cuore, quelli che sono i momenti fondamentali della processione. Quindi salutiamo i nostri marittimi che stanno sulle navi, i torresi all'estero, i torresi che non possono arrivare in città giovedì 8 dicembre perché è fondamentale, perché in quel momento noi siamo tutti quanti uniti, i torresi nel mondo. Immacolata Concezione è Torre del Greco, Torre del Greco, e ci fa capire quanto è bello essere cittadini di Torre del Greco. Ogni domenica noi ci colleghiamo da qualsiasi parte di alcune città che andiamo a passeggiare proprio per farli sentire a Torre. Però ai torresi sono fuori, che ci devo dire? Che di sentirsi anche loro come mi sento io e come si sente tutto il Torre del Greco. Torre del Greco, come tutta l'Italia, come l'Europa e il mondo, la pace, la tranquillità e la serenità.
che manca, quindi la pace che è fondamentale. E che non ci siano più guerre, perché no, a noi piace la pace. Speranza e positività, insomma, che in quest'ultimo periodo ne abbiamo veramente di bisogno un po' tutti. E viva Maria! Viva Maria, viva la nostra Immacolata!